Dogen Zeni, 1200-1253, forse il più importante maestro zen giapponese. Giovanissimo, si fa monaco presso i maestri Eisai Zeni e Myozen Rionen. Poi si reca in Cina alla ricerca dell'assoluta pace mentale. Dimora nei monasteri più famosi e studia sotto la guida di molti maestri, finché nel monastero di Tientung ottiene il completo risveglio. Ottenuto il sigillo della sua evoluzione, torna in Giappone e soggiorna in vari monasteri, dove introduce il Tao Tung, conosciuto in Giappone come Soto Zen, una tecnica che impone un atteggiamento mentale libero da qualsiasi pensiero o immagine. Nel 1237 Dogen Zeni si ritira in eremitaggio in una capanna, dove nascerà il più grande monastero del Soto Zen giapponese. In che cosa consiste il risveglio di Dogen Zeni? Commento: consiste nell'illuminazione, in un ampliamento di coscienza che non ha nulla a che fare con l'assoluta pace mentale.